professoressa Marina Brambilla, prorettrice Università degli Studi di Milano, che ringraziamo per la presenza qui a questo convegno su Next Future. In qualche modo l'università e la formazione vanno a braccetto per creare nuove menti per sostenere anche questo grande progetto di Expo? Sì, certo, noi l'Università degli Studi di Milano è protagonista di questo grande progetto MIND. Noi trasferiremo qui a partire dall'anno accademico 24-25 le facoltà scientifiche che al momento si trovano a Città Studi. È un processo che portiamo avanti da anni, ma che finalmente vede la sua realizzazione, e siamo certi che qui, dove si va a creare questo ecosistema anche insieme agli altri partner, Human Technopole, Galeazzi, le aziende che saranno presenti in loco, potremo trovare per i nostri ricercatori non soltanto un luogo dove i laboratori, le strumentazioni saranno all'altezza diciamo di ricerche attuali e veramente competitive a livello internazionale, ma potranno trovare anche poi la possibilità di trasferimento tecnologico, quindi output della ricerca in collaborazione con le aziende che possano poi arrivare anche a un prodotto, un utilizzo dei trovati della ricerca. Certo, in qualche modo potremmo anche ridurre, se non contenere, questo fenomeno brutto dei cervelli in fuga? Ma certamente dal punto di vista della qualità della strumentazione, di quello che troveranno nei laboratori, qui si costruirà nel nostro campus una grandissima piattaforma tecnologica che potrà essere utilizzata da tutte le facoltà scientifiche, quindi troveranno sicuramente delle strumentazioni all'altezza delle università, dei migliori campus internazionali. Poi per attrarre, insomma, per evitare il fenomeno della fuga dei cervelli, servono chiaramente anche retribuzioni che siano in qualche modo comparabili con quello che trovano negli altri paesi, ma anche qui crediamo, insomma, che possano arrivare fondi importanti anche dal Ministero per uno sviluppo in tal senso. Perfetto. Per quanto riguarda il collegamento con le scuole superiori, sì, in qualche modo questo raccordo auspicato da tutti, dove in qualche modo ognuno poi alla fine rimane un po' sulle proprie posizioni. Oggi con questo ridisegnare il territorio, ridisegnare il nostro futuro, come vede questa interazione, questo collante con la formazione delle scuole superiori, dove c'è purtroppo anche una grande dispersione? Allora, è molto importante l'orientamento in ingresso, quindi fondamentale lavorare insieme alle scuole. Lo facciamo già, ma va fatto ancora di più, perché un buon orientamento riduce il fenomeno della dispersione universitaria. Qui nell'area di MIND già si stanno facendo moltissime operazioni insieme alle scuole del territorio. Questo è importante per far conoscere ai ragazzi le opportunità che possono avere qui, e ecco, direi anche alle ragazze, perché poi c'è proprio il tema in particolare sulle materie cosiddette STEM, sì, quindi le materie appunto scientifiche, abbiamo un po' comunque una composizione ancora prevalentemente maschile, sì, quindi questo è anche un tema importante. Ad ogni modo la transizione scuola-università è fondamentale, ci stiamo lavorando anche con dei progetti, diciamo, la chiamo alternanza scuola-lavoro, sì, anche se non si chiama più così perché, sì, ormai ha un acronimo difficile da ricordare, sì, 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 e che ci aiuta a far capire ai ragazzi che cosa poi facciamo davvero nei laboratori. Questo è un punto fondamentale. Bene, noi la ringraziamo, buona continuazione, viva il futuro. Grazie, grazie a voi. Perfetto, ok, grazie.